Benvenuto a Giuliano Dacunti, direttore commerciale di Invesco. Vogliamo capire con lui, alla luce di quelli che sono gli spunti offerti dal mercato anche all'inizio di quest'anno, come si colloca la vostra proposta commerciale. Beh, direi che dopo un 2018 estremamente complesso, il 2019 in realtà si presenta con opportunità decisamente interessanti e la proposta commerciale di Invesco tende a focalizzarsi fondamentalmente su due temi. Il primo tema, che è centrale per l'asset portante del cliente, che sono i prodotti con generazioni di income. Una nostra ricerca, ancora una volta realizzata proprio a fine del 2018, dimostra come l'interesse da parte dell'investitore finale sia quello di avere un reddito aggiuntivo. Quindi noi pensiamo che le nostre soluzioni di investimento, che sono riconosciute sul mercato italiano come pan-European Income e Global Income, possono rispondere a quello che oggi è un bisogno da parte del cliente finale di creare un reddito aggiuntivo. Il secondo tema su cui stiamo lavorando è una storia di lungo termine, con un orizzonte temporale di almeno 5-10 anni, che investe per definizione sui paesi considerati satellite, quindi paesi emergenti del portafoglio. Parliamo di un progetto nuovo, si chiama Belt and Road. Abbiamo lanciato un prodotto che investe proprio su questa iniziativa di portata straordinaria, iniziata dal governo cinese, di investire sulla Cina, sui paesi asiatici, Middle East, Europa dell'Est e soprattutto in Africa. Quindi investire su tutte quelle società che creano infrastrutture e tecnologia per permettere la crescita di questi paesi emergenti. Ed Invesco proprio su questo tema ha messo a disposizione della clientela un fondo che si chiama per definizione Invesco Belt and Road.